Buonasera e grazie di essere venuti. Ah, grazie a te. Grazie a te. Immagino vi conosciate tutti, no? Beh, veramente non ho il piacere. Neanche io. Penso siano tuoi conoscenti, suppongo. Sì, nemmeno io conosco i signori. Beh. Fresco qui, eh. Sì. Molto bello, direi anche, no? Sì, molto. Sì, poi anche direi graziosa la soluzione così delle poltrone bianche di lato. Sì, sì, sì. Bellino, bellino. Sì, sì. Charmant. Sì, sì, sì. Los signori, è la prima volta che vengono qui. Qui allo show di Mina? Sì. Sì, io è la prima volta che vengo. Sì, anche io. Veramente ero stato invitato qui da solo, ma poi non ho potuto... Per ragioni di lavoro... Ah, il lavoro, immagino, non solo il signori, ma il lavoro è quello che ci rende un po'... praticamente ne spa tutti schiavi, sì. Sono loro, ma... Ho fatto quest'anno un programma che modestamente ne avrete sentito parlare, ma... Giochi in famiglia, no? Ah, quella cosetta della televisione inglese. Ma che televisione inglese? La televisione italiana. Ah, perché fa anche quello la televisione italiana, oltre Sette Voci. Sette Voci è il mio programma. Certo, io non avrei mai detto che la televisione facesse anche delle cose oltre lo sport. Ah, perché lei si occupa di sport? Voilà le mots, voilà la show. Sì, io mi occupo di sport, ho una trasmissione che riprenderemo adesso a settembre con la ripresa del campionato, la domenica sportiva. Ho capito. Voilà le mots. Ma a lei le prendono sempre questi attacchi così? Dopo l'Europremio. Dopo l'Europremio, capisco. Penso che qualcuno di voi mi volesse domandare, visto che non me l'ha chiesto nessuno, che cosa faccio io. A proposito, che cosa fa lei? Che cosa fa lei? Non che interessi molto, mi dica. Sì, lo so, ma io generalmente sono lì. Quando non sanno che fare, tappabuchi. Il tappabuchi, quella trasmissione con Tognazzi e Vianello. Sì, caro. Sì, è effettivamente una delle mie numerose vallette. Mi ha detto che una volta hanno captato questo programma. Come l'hanno? L'hanno captato. Ah, credo si dica così. No? Sì, 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 sì. No, perché effettivamente vedo che lei ha qualche dubbio, invece era giusto, proprio captato. Lei non è proprio italiano, mi perdoni, così dall'accento mi sembra... Beh, effettivamente per imparare bene il mestiere, per fare meglio degli altri, bisogna viaggiare. Sì. Io ho viaggiato, sono stato anche in America, tutti credo che lo sappia, meglio che lei non lo sappia. Lo sospettavamo. Non ho i giornali dell'epoca. Allora, viaggiando e stando in America ho preso questo piccolo. Non è che io voglia restituirle il colpo, però mi scusi, lei è giovane, penso che accetterà questo. Ma certo, questa piccola critica. Anche lei mi pare che ha un piccolo accento esotico, no? Curieux, c'è bizarre. Ecco, effettivamente. Curieux? No, romanesco. Romanesco. Pure guardi, no. Sì, la shows. Io avrei giurato, lei, io la facevo siciliano. Ah, no. Siciliense moi. Come se bizarre. Lei è siciliano. Siciliano. Oh, ma guardi, io sentendola più che qualche volta l'ho sentita proprio triestino, avrei creduto triestino come Luttazzi lì. Luttazzi. A proposito, Luttazzi questa sera non è qui con noi. No, non lo vedo. Anzi, a proposito, già che siamo qui, ma fa ancora il presentatore? Ma pare di sì, glielo fanno fare. Sì, io lo trovo, scusate. Sì. Je vous en prie. È una cosa sua, così. Lo trovo un po' freddino. No, ma non è tanto il freddino, il fatto è che qualche volta non è comunicativo. Sì, sì, non so, così pallido, freddo, sì. Bianco. Poi, no, adesso io non voglio dire... Sempre queste citazioni in latino. Oui, affreuse, affreuse. Come? Affreuse, sì, chissà perché. E poi perché non presenta soltanto, invece di cantare, suonare il pianoforte. Ognuno deve fare il suo mestiere, qua, scherziamo. Non è che voglia pensare. Signori! Però io mi ricordo che una volta il programma che ho fatto io alla radio con è terribile. Scusate, dico, prego. Proprio sul piano del pettegolezzo siamo. Beh, a Ciangola. Noi sul pettegolezzo. Sul pettegolezzo, sì. Parlavamo così, si parlava così, qualche parolina. Affettuosamente. Anche la cosa. Beh, sarebbe toccato a chiunque di noi che non ci fosse stato. Sentite, bisogna presentare il prossimo numero che è la coreografia. Voilà la shoes. La che? La coreografia. La coreografia. Che sarebbe sì. Un...
così un canto, un ballo fatto dal balletto in nostro onore. Certo, magari balleranno la sigla della mia trasmissione, sette voci la mia trasmissione. Ma non capisco perché proprio la tua, c'è anche la mia. No, guardate, se parliamo di sigle, la più bella dell'anno è la mia, perché ho fatto io le parole, modestamente. Sei un poeta. No, io non ne ho. Guardate, mi sbagliate, allora... mi dispiace, ma per una volta la coreografia me la sono accaparrata io. Infatti il balletto canterà e ballerà una canzone mia che è Taratata, se la volete presentare. Ah, così, allora, dato che si deve presentare, se permettete, l'unico posso essere io. Buonanotte. Come si deve. Allora, amici ascoltatori... Vogliate gradire? La... No, ma te, aspetta, no, non è venuta bene. Insieme, allora, scusa, credevo solo io. Ripetizione. Signore e signori, vogliate gradire la un coreografia?